Ok, ciao ragazzi, sono ancora senza connessione a internet, dunque è ora di giocare i giochi che abbiamo trascurato un tantino, uno dei quali è Deadlight, un platform nel quale sopravviveremo, cercheremo di sopravvivere all'apocalisse zombie con una trama. Cominciamo subito e vediamo di divertirci. Just like sharks. When they stop moving, they die. Ok, assistiamo alla presentazione, questa è una terra forse morta. Ok, ammazziamo Carla. Io mi chiamo Carlo. Cazzo, non è che porta sfiga? Sì. Ok, ragazzi, cominciamo a giocare a Deadlight. Forse dovrei abbassare la musica un tantino perché è veramente alta. After the storm came the Ma non lo calm, possiamo fare, silence, quindi and the godiamoci living questa breathing. storia. Persone entrano. Due uomini e una donna. Carla! Carla è morta. Randy? Can you tell me what the fuck happened here? She's been bitten everywhere. È She stata knew she morsa shouldn't have gone outside. dappertutto. Lo sapeva che non doveva uscire. Non ho ucciso un cazzo di nessuno, puttana. È morta, sì, è chiaro, cretina. Arriva l'altro ad aiutare la deficiente. Ma come si fa? because of your little sister. How many times have we said not to separate from the group? Quante volte l'abbiamo detto di means non. never. Di non separarsi dal gruppo. Either we reach the military shelter that you talk about. Queste sono tutte le basi della sopravvivenza all'apocalisse. Stare in gruppo, non fare rumore per non attirare gli zombie. Le stanno tutte riassumendo in una mezza patetica intro. Però per fortuna questo gioco dovrebbe essere veramente carino, ragazzi. È semplicemente l'inizio che non lo so, non riesce a prendermi. Ci sarà anche questo problema della musica che non si riesce ad abbassare per niente. Allora, praticamente sta mandando via gli amici, gli ha dato pure la pistola perché vuole trovare la famiglia. That day was not the beginning Va of anything bene. or the end of something. It was just one more Vediamo. day. A No, day like il any giorno other. non è stato né l'inizio né la fine di The world qualcosa, è was dying. stato solo un giorno come And we tanti were its altri, il mondo survivors. stava per morire e noi eravamo i sopravvissuti. Wow, cominciamo a giocare, ragazzi! Good luck, Randy. Ok, ragazzi, è ora di giocare a Deadlight. Questo è un gioco creato per Xbox, ora disponibile anche su PC. Allora, è stato prefinito, scegliere oggetti. Ok, cominciamo. Dobbiamo sopravvivere in un mondo pieno di zombie. Dove per saltare? Con la barra spaziatrice si salta, grazie per avermelo detto. Ok. La raccolta di oggetti trovata nei ricordi di Randall. La barra spaziatrice tasto prefinito per saltare. Ok, saltiamo. E andiamo via da qua. Qua ci sono gli zombie e qua ci siamo fatti male. Per calciare c'è il tasto E. Ok. Allora, due volte per calciare. Ok. Scusatemi, qua c'è uno zombicino che sta arrivando. Come in ogni gioco di zombie che si rispetti, gli zombie devono avere gli occhi in fiamme. Oh, wow, cosa c'è qua? Vediamo, raccogliamo. The wood is rotten. Il planks il legno è marcio. Vediamo cosa fare. Oh, zombie, zombie, ciao. Wow, guarda quanto sono simpatici. Saliamo. E noi, ciao zombini. Ditemi che non riuscite a salire. A posto. Il punto sicuro di Seattle deve essere l'ultimo baluardo di tutta la nostra costa nord-ovest. Siamo all'ultimo baluardo. Vediamo che cazzo c'è. Apriamo, abbiamo spento la radio, bravi. E qua sbattiamo contro la porta perché è bello. E qua si dovrà saltare. Wow, che bravo che sono. E qua si dovrà spingere. Quindi saltiamo sopra perché non credo si debba spingere da questo lato. Vediamo se c'è qualcosa qua sopra. Questi giochi sono ricchi di segreti. Ma non questo. Che culo che ho, va bene, allora dai. Qua bisognerà spingere. I comandi non sono dei migliori perché dover spingere con il tasto WSAD devi, no, devi andare verso destra con la D e devi spingere con la E.
non è proprio comodo. Se predefinito. E quindi praticamente questi zombie cadranno tutti quanti come dei pirla. Perché dice, oh guarda un buco, oh! Andiamo, andate zombini. Va bene, facciamo così. Così forse ci inseguono dall'altro lato. Ciao zombie. Per attirare la... era qua. Con la F si attirano. Venite, come on. Uno signolo sono. Guarda, sono bravo. Bravo zombo, cadi. E ora dobbiamo andare a saltare di là e cadere di qua. Poco poco prevedibile. E qua c'è i zombie che sono morti, ovviamente. Ora vediamo un pochettino prima cosa c'è. Aspetta che c'è. Oh, io corro subito e mi faccio prendere da là. C'era un... un caspita di ingranaggio, mi sembrava. Qua non si può saltare. E dobbiamo fare che cosa noi? Saliamo qua sopra. Qua non si può saltare, abbiamo capito. A cosa serve questa cassa? Voi direte, ah, non l'avevo capito, l'avevo capito. Non vi credo. Spingi qua con la F. No, con la... con la E. Col joypad questo gioco dovrebbe essere molto più facile da giocare. Piccola hint. No, togli la cera, metti la cera. Ok, scendi giù. Boom, minchia, che testata. Control, abbassiamoci. Abbiamo imparato ad abbassarci. E siamo arrivati qua dove c'è. Usa ciò che ti circonda contro i nemici. Premi il pulsante verde, libera la carica sull'ombra. Ok. Benissimo, abbiamo usato ciò che ci circonda. Ora questo coso qua diventa una cosa sul quale possiamo saltare. Ci dobbiamo sbrigare. No, non... oh, c'è un altro buco, dai. Non possiamo fare, no, dobbiamo saltare. Quindi dobbiamo risaltare qua sopra e fare tipo una corsa così. Sì. Però è carina l'ambientazione. Le texture non sono male. Apri. Dobbiamo resistere. Qua gli zombie sono distratti per il momento e noi ce ne approfittiamo per andarcene subito. Ehi, 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 ehi. Guarda l'apocalisse, ragazzi. Cosa fareste voi per sopravvivere all'apocalisse? Dove andreste? Oh, andiamo. Saliamo qua. Saliamo qua. E poi credo che ci dobbiamo appendere. Ok, giusto. E poi ovviamente qua. E cade come al solito perché ha già dato questo coso qua. Ora dobbiamo, dobbiamo scendere. E per scendere ci lasciamo andare. Allora tieni premuto RB maiuscolo o tasto preferito. Corri per scattare. A barra spazietti dice tasto preferito. Ok, ok. E ce l'abbiamo fatta. E cosa succede? Mamma mia. Ben and the others made it out. They deserve better than this world. Ok, i suoi amici stanno scappando. Ma noi siamo ancora qua, bello. Dai. Si può scendere pure velocemente cliccando il tasto shift. Là ovviamente c'è l'elettricità e noi cerchiamo di attirarli, dai. Come on, venite stupidi zombie. Amo il mio cervello. Dai. Bravi. Oggi il menù prevede frittura di zombie. E se arrivassero altri zombie? E se non fosse stato lui? Saliamo qua sopra, vediamo. Scendi. Bravo. E qua che cosa c'è? Un medikit. Se ne trovano tanti, la fortuna mi non mi serve perché sto bene. Sembra il compitino della maestrina. Io mangio per nutrirmi, ma non sto mangiando per ora perché sono sazio. Allora, cazzo, va. Quello che non ho capito. Ammazzo sti zombie. Il medikit non mi serve perché sto bene. E ora dove andiamo?
dobbiamo risalire. Che boiata è questa? Cioè, è possibile da bloccare. Qua non si può saltare, no? No, forse... Ah, va bene, scusatemi, ragazzi, sono rincoglionito. Devo saltare all'altra parte della staccionata. Da qua. Scusatemi, basta. Vi ho annoiato inutilmente con le mie boiate. Ecco qua. Guardate qua. Quanto ci scommettiamo? Qualcuno si risveglia? Non si risveglia nessuno? Lì non posso saltare, dobbiamo possiamo solo... Ok. Andiamo con shift maiuscolo per sfondare la porta. Saltiamo qua. It says here the highway is at the end of this tunnel. Ok. It's a straight shot to the safe point. Shannon and Lydia might even be there by now. Vediamo sempre qua, però c'è qualche segreto magari nascosto nell'ombra. No, fino ad ora non sembrano esserci molte stanze segrete, o comunque io non le so trovare. Vieni qua, come lo chiameremo questo personaggio oggi? Ha una faccia da... Non si vede la faccia del mio personaggio. Oh, vediamo qua, che bello. Vediamo se c'è un'arma. Dead people, corpses. They don't impress me anymore. Ok, i morti non lo impressionano più perché è un veterano dell'apocalisse. Ah, però non sa nuotare, Randall. Va bene, il veterano non sa nuotare. Qua moriremo, mi sa. No, ce l'abbiamo fatta, quindi c'è la valvola. Un pochettino prevedibile, però. Dai, Randall. Meno male ci sono le valvole. Il ragazzo mi sopravvive all'apocalisse, ma non mi sa nuotare. Guardate che boiata. Carino sto fatto che rallenta in acqua. E che si vede la sabbia mentre cammina. E dai! Veloce. Là, quelli sono morti o sono vivi sott'acqua? Chi lo sa. Magari si risvegliano. Proviamo. Secondo me sono vivi quegli zombie. Così sbatte, quindi possiamo solo andare di qua. Vediamo. No, sono morti. Dai. No, sono vivi. Col cavolo. Non mirello si muove velocemente perché mi farebbe arrabbiare alquanto. Fatto. Bravi. Oh mio Dio, ci sono andato vicino. Vi stavo raccontando la storia della mia morte come in Project Zomboid. Ok. Questo è un bel salto, si sta per rompere, quindi togliti. Sono ancora a full vita. Qua ci sono un bel po' di Oh, 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 oh. Oh, sono morto. Come caspita si fa? Prendo sto qualsiasi per ritornare all'ultimo checkpoint. No. Questo perché non ha rotto la porta. Che cazzo si sa come si rompeva la porta?